Vedremo oggi come poter utilizzare la funzione generazione del condominio in modo guidato. Andiamo infatti al menu home e clicchiamo sul nuovo. In nuovo la prima cosa da fare è andare a scegliere la tipologia del condominio, quindi scegliamo adesso condominio singolo e la modalità di calcolo per i calcoli delle tabelle millesimali. Lasciamo volume e clicchiamo su OK. In questo modo si va a predisporre quello che è il condominio generale, dove io vado a inserire quelle che sono le caratteristiche principali del condominio. Quindi scegliamo condominio San Carlo, andiamo a scegliere via Roma 55, città. Scegliamo Marchignano Romano, ok, codice fiscale, vabbè, andiamo a inserire quelli che sono il codice fiscale appunto del condominio. In questo caso però possiamo andare a cliccare quello che è Palazzina. In questa sezione io posso già dare indicazioni, soprattutto se sono appunto dei parametri abbastanza semplici, quindi per il condominio, quindi abbastanza regolare, posso utilizzare quello che è il parametro di inserimento dei numeri di piani entroterra e piani fuoriterra. Allora, questa palazzina in considerazione è un piano interrato dove ci sono appunto dei garage, quindi un piano fuoriterra, è rappresentato quindi da un piano rispetto al piano stradale di tre piani e fuoriterra, e l'altezza del piano ovviamente viene presa quindi dall'altezza di ogni singolo piano, diciamo intorno ai 3 metri. Numero di immobiliari appunto fuoriterra sono 2 per piano. In questo modo Crea Palazzina mi dà la possibilità di strutturare già di per sé, senza inserire manualmente, quelle che sono appunto i singoli piani e unità del terreno. Poi ovviamente io posso andare aggiungi unità immobiliare e dire praticamente proprietario garage 1, quindi andare a inserire aggiungi la box auto, quindi inseriamo la superficie in metri quadri, diciamo mettiamo 10 metri quadri, e quindi inserire unità, quindi mettiamo garage 1 proprietario Rossi. Quindi in questo modo già ho iniziato quindi a strutturare quello che è il mio riferimento. Man mano quindi poi posso andare a selezionare ogni singola unità immobiliare e dare appunto delle indicazioni su i singoli vani, e quindi ad ogni singolo vano puoi applicare quello che è il coefficiente. Partendo dal piano altezza del suolo, ovviamente in questo caso, essendo un piano interrato, lui mi va a considerare meno 3 dal piano stradale, da 0 a 3. Poi ovviamente piano terreno parte da 0 e così via. Il piano terreno eventualmente io potrei creare l'altezza da suolo da terra, ad esempio mettere 2 metri, e quindi in questo caso andare automaticamente, vedete, a cambiare quelli che sono i parametri piano primo, secondo e così via, in modo da creare quello che è anche la rappresentazione poi effettiva di quota di ogni singolo piano. Quindi vado tranquillamente a gestire queste unità. Ovviamente poi ogni singola unità immobiliare posso definire il coefficiente di piano e quindi inserire in questo caso piano, mettiamo rialzato, perché comunque da rispetto al piano terra è leggermente rialzato. Coefficiente di destinazione sono appartamenti, lasciamo uno, e con funzione di funzionalità vecchia nuova costruzione, lasciamo uno, e quindi all'interno di ogni vano posso andare poi all'interno di ogni unità immobiliare posso inserire le singole informazioni per strutturare quelle che sono le tabelle.